L'idea di una scuola che ha cura della sua comunità, che interviene sull'emancipazione culturale e sulla garanzia di un diritto scolastico equo e sostenibile, trova nelle azioni di Indire per le piccole scuole un elemento distintivo. Da sempre, da più di 10 anni, l'Indire sostiene le piccole scuole e dal 2017 nasce il Movimento Nazionale. Nel 2017 erano soltanto 60 gli istituti che aderivano ad un'azione di rete, di messa in condivisione delle pratiche, dei bisogni e degli interventi che si potevano fare in questi territori, e oggi abbiamo quasi 500 istituti iscritti alla rete con più di 4.000 piccoli plessi che vengono coinvolti dal nostro istituto in azioni di formazione e di sperimentazione continua. Per provare ad andare oltre quella che è il modello di scuola dominante, che ben si sposa con l'idea di scuola standard, ma che trova ovviamente in questi territori delle difficoltà sia organizzative che didattiche. Oggi parliamo di nuove forme di scuola per la piccola scuola, una scuola che si allea con il territorio e che quindi fa anche di quello strumento che è il patto educativo territoriale il dispositivo principale per garantire una scuola come bene comune e una scuola per la comunità. Un elemento distintivo che promuove nuove forme educative, dalla scuola diffusa alla scuola liquida. Un'altra visione di scuola che noi sosteniamo è una scuola inclusiva che supera l'isolamento attraverso le tecnologie. La collaborazione con le reti internazionali come quella del Quebec ci permettono oggi di restituire alla piccola scuola delle forme innovative come le classi aperte e in rete, così come anche l'area tecnologica e di sviluppo dell'istituto ci mette a disposizione delle soluzioni che garantiscono la possibilità di connessione anche in quei territori dove la rete stenta ad arrivare. Infine, un elemento, un baluardo per noi è anche la scuola con le pluriclassi, un elemento distintivo della piccola scuola italiana. Sappiamo bene che la pluriclasse è spesso una scelta pedagogica a livello internazionale, ma purtroppo in Italia è spesso una scelta economica che mette in crisi i nostri docenti, che hanno bisogno di un sostegno nella formazione, nell'acquisizione di pratiche che permettano loro di sperimentare forme diverse dal curriculum parallelo, ma anche un curriculum a spirale, a rotazione o curriculum di stage. È proprio su questo tema che questo territorio, questo bellissimo territorio, trova delle forme di intervento e lo fa insieme ad Indire. Oggi nell'arena dell'USR abbiamo diffuso la nascita di un protocollo d'intesa Indire USR Sicilia che mette al primo posto l'intervento sulle piccole scuole e la nascita della rete locale delle piccole scuole siciliane che avrà come capofila proprio una piccola scuola che lavora con noi da tantissimi anni. Questa rete locale ci garantisce una sostenibilità di quelle azioni, di quelle indicazioni che la rete nazionale ha cura di diffondere e di sperimentare con tutte le altre scuole. E su questo tema l'intervento principale sarà proprio il tema delle pluriclassi. Un accordo con la scuola capofila di questa neonata rete ci permetterà di lavorare insieme nel 2024 e di fare un percorso per tutti i docenti che hanno pluriclassi in Sicilia. Le pluriclassi in Sicilia sono un numero elevatissimo, stiamo parlando di oltre 106 plessi con pluriclassi e quindi avremo un importante coinvolgimento in questo territorio. E infine non dimentichiamo che la collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito ci permette di avere un osservatorio importante e costante su questo fenomeno nazionale, un fenomeno pervasivo e diffuso, stiamo parlando di oltre 9.000 piccole scuole sul territorio nazionale e quindi l'osservatorio ci permette di tracciarne anche gli sviluppi, le chiusure, ma soprattutto di leggerle nel loro contesto territoriale e quindi di garantire una lettura attraverso dei cluster costruiti intorno alle dimensioni di perifericità, marginalità e isolamento perché possano essere un'indicazione per azioni di policy più mirate per i nostri territori.